Questa è la società italiana di Protesi Toronto. Okay, la società, qua ci sono dentro tutti i protesisti, i chirurghi italiani. Anche noi qua postiamo, questo per esempio è uno dei posti, bellissimo, gran bel lavoro, fanno domande, chiedono il pectoral, è diverso dal pe chiedo per imparare, ma non si fanno queste, costano molto farle, perché sono tanti materiali che vanno usati, che costano, c'è un tipo di lavorazione che costa e alla fine cosa facciamo? Noi ci attiriamo a noi facendo le pubblicazioni, le persone che magari anche loro le fanno e facciamo gruppi studio e noi pubblicando su internet riusciamo a entrare in contatto con le persone che sono come noi, che utilizzano quelle cose, che sono in uno stadio un pochino più avanzato. Non pubblichiamo solo qua, ma pubblichiamo anche su altri gruppi, ExoCAD Expert per esempio. Ce l'ho dove? Qua su ExoCAD Expert invece c'ho il gruppo di tutti quelli che sono gli esperti di ricostruttiva digitale qua. Okay, qua pubblichiamo anche noi tantissimo e siamo, quindi facciamo gruppo, questo per esempio è un altro nostro caso. Abbiamo noi da risolvere diversi problemi con diversi materiali. Ci abbiamo in più davanti delle grosse difficoltà tecniche perché dobbiamo simulare con materiali artificiali la natura. E i materiali artificiali sono pessimi, tutti quelli che ci sono, e ci abbiamo in più il problema del know-how, della conoscenza, nel senso che bisogna anche saperli usare i materiali e saperli anche progettare. E ci abbiamo anche il problema che chi ha il know-how non ti passa sotto casa, o che non passa sul marciapiede chi ha il know-how, ah, c'ho piacere, tu fai, anch'io faccio questo. Allora pubblicare su internet, fare le foto, il programma Cinema, quello che esiste, che ha una doppia funzione, quella sia di tutelare il paziente che si cura all'estero, perché il paziente che entra nel programma Cinema diventa praticamente un caso cinematografico che viene usato poi per andare pure sul web. Questo qua per esempio è un altro paziente Cinema. Okay, che entra sul web in tutti i gruppi di dentisti, di protesisti, di chirurghi e serve per attrarre a noi fondamentalmente i cervelli. Okay, allo stesso tempo fare che cosa? L'organizzazione dei corsi, perché qua organizziamo poi i corsi e i corsi per noi sono vitali per avere la formazione gratuita, perché i corsi noi li facciamo a pagamento, non li facciamo gratis, quindi vengono i chirurghi, vengono i protesisti, vengono gli odontotecnici. Stiamo espandendo sempre di più l'area corsi, ora per questo abbiamo ingrandito la sala, l'abbiamo fatta professionale, di modo che ci si può sedere e fare non più nella sala che c'è interna alla clinica. Prima era quella clinica, ma più di 10 persone non ci stanno, ora siamo a una capienza di 25 persone. Quindi possiamo fare che cosa? Tutto un ecosistema attorno che se tu vuoi fare un'azienda che fa una cosa verticale è fondamentale, devi avere la ricerca, devi avere l'insegnamento, devi avere la corsistica e devi entrare nei gruppi. Il miglior modo di entrare in contatto con le persone è mostrare quello che fai. Mostrando quello che fai, iniziano a seguirti chi? I futuri corsisti. Qua dentro ci sono i futuri corsisti, persone che vengono e iniziano a seguire, a vedere quello che facciamo. L'importante è far vedere quello che fai. Se non fai vedere quello che fai, è difficile attrarre a sé le persone giuste. E noi abbiamo attratto le persone giuste, ricercatori, anche sopra ne avete visto uno che ci ha conosciuti attraverso internet. Ha detto io me ne vado via da Londra, vengo lì perché lì le posso fare queste cose. A Londra è difficile, ti costa 70.000 sterline una cosa così. Semplicemente queste due arcate così le va a pagare sui 70.000 sterline, con gli impianti chiaramente. Però lì non le possono fare, allora fanno delle cose più semplificate, perché nessuno c'ha 70.000 sterline. E allora facendo le cose più semplificate c'è il problema che non cresce la cucina coi cuochi. Cioè se ti chiedono sempre il kebab, il kebab, il kebab, nessuno ti chiede magari la cosa più sofisticata, ma non la fai. Allora a quel punto dici, il cuoco che la sa fare ti dice, sai che c'è, me ne vado a Dubai. E lì ti prendi, che ne so, il pakistano che ti fa i kebab, ti prendi. Ed è quello che sta succedendo a livello globale, sta succedendo questo, che le eccellenze si stanno focalizzando là dove si fanno certe tipologie di servizi, di lavori. E
Invece il territorio dove è troppo costoso rimangono i piccoli lavori. Per i piccoli lavori significa che, come dire, si sta dividendo il mondo, si sta dividendo, e questo lo sta facendo che cosa? L'economia e la rete, il web, stanno insieme alle compagnie low cost. Quindi cosa succede? Che c'è il mondo che inizia ad andare a due velocità, quello che era il mondo in via di sviluppo, in realtà lì stanno nascendo tutti i centri di ricerca, sviluppo. Se voi andate per esempio a vedere delle strutture dedicate solamente a dialisi, trapianti, cose abbastanza complesse che in America costano troppo, in Australia costano troppo, allora uno va in Turchia per la dialisi o per il trapianto che lì non potrebbe fare o c'è lista d'attesa 6 mesi. Piuttosto che morire, prendo l'aereo e vado lì e mi faccio privatamente in un centro d'eccellenza il trapianto o quello di cui ho bisogno. Il mondo sta andando a due velocità, quindi c'hai il territorio che era ricco negli anni 70, che sta perdendo di competitività, perché i cervelli vanno via. I cervelli vanno via perché non si possono fare lì certe cose. Non è che non si possono fare, non c'è la richiesta, neanche non c'è la richiesta c'è, i pazienti ci sono ma si curano altrove. Non è che i pazienti sono diminuiti, i malati sono sempre quelli. Sì. Non è che la gente non mangia più, la gente mangia altrove, si cucina a casa, ma non è che la gente ha smesso di mangiare. Cenano tutti, pranzano tutti, ma pranzano a casa, non vanno al ristorante, oppure vanno.